Chieti e grazie alla Regione Puglia abbiamo realizzato un nostro progetto dal titolo Serra fotovoltaica, sperimentazione di colture innovative e didattica. Buongiorno a tutti, Giusy Stanziola, lavoro in Unicredit, in particolare lavoro in un'unità di project management che sviluppa essenzialmente due filoni, uno legato all'internazionalizzazione, quindi ci occupiamo di accompagnare le piccole e medie imprese italiane verso l'estero. Unicredit. Allora, Unicredit ogni quinquennio fa un piano strategico, l'ultimo è stato fatto nel 2010, in cui stabilisce quali sono gli obiettivi per appunto i 5 anni successivi. Nel piano strategico fatto nel 2010 si è parlato delle cosiddette 5 I, che sono appunto internazionalizzazione con supporto ad aziende e clienti che si vogliono espandere all'estero, di cui vi ho accennato prima, integrazione. Cerchiamo di supportare le aziende ad aggregarsi in modo da fare massa critica e ad essere diciamo, più aggressive sul mercato. Iniezione di capitale per rafforzare la struttura delle aziende. Infrastrutture per supportare tutti quei progetti che permettono di colmare il gap in questo settore. E ultimo, ma non ultimo, innovazione. Innovazione visto come driver per l'azienda, per far crescere le nostre aziende clienti e per andare incontro all'evoluzione dei bisogni dei clienti. E Unicredit come supporta l'innovazione? Facciamo N iniziative, oggi vi parlerò di una nello specifico che si chiama il talento delle idee. Il talento delle idee nasce come una business plan competition per startup innovative, e in realtà è di più. È un programma di accelerazione a 360 gradi che segue le aziende dalla selezione e poi diciamo, le accompagna sempre, negli obiettivi non le abbandona mai. Diciamo, non è un concorso fino a se stesso che ha solo l'obiettivo di premiare e dare in quel momento visibilità alla startup o all'idea innovativa, ma negli obiettivi del progetto c'è quello di seguirlo a 360 gradi. L'obiettivo è appunto quello di far emergere e sostenere il potenziale innovativo che c'è in Italia e vi assicuriamo che ce n'è parecchio. Finora il progetto è stato fatto in partnership con i giovani di Confindustria ed è per questo che vedete che fra i criteri di partecipazione c'è un limite anagrafico dei 40 anni, perché appunto i giovani imprenditori hanno questo vincolo e finora l'abbiamo mantenuto anche noi. Non che un innovatore non può essere un over 40, è stata insomma una scelta di circostanza. Selezioniamo start-up o idee imprenditoriali, se sono start-up devono avere meno di 3 anni di vita. Su qualsiasi settore, quindi non abbiamo vincoli settoriali. La competition è stata una competition con una forte matrice territoriale, perché Unicredit vuole essere anche una banca legata ai territori e tipicamente dividiamo l'Italia in 7 aree, quindi per ognuna delle aree in cui Unicredit divide l'Italia c'è stata una selezione locale e poi le migliori sono confluite in una selezione nazionale. Come le selezioniamo? Attraverso un modello di scoring di cui vi racconterò dopo nel dettaglio e attraverso delle commissioni composte da chi? Da stakeholder sul territorio che sono imprenditori, sono opinion leader in ambito di innovazione, sono professionisti che si occupano di innovazione e esperti verticali sui settori che andiamo a selezionare. Quindi c'è una doppia selezione, modello di scoring che diciamo, ci fa una scrematura di quelle che secondo noi sono ad alto potenziale e poi confluiscono in queste commissioni. Cosa facciamo per le start-up nel concreto? Qua vedete nell'ultimo punto che diamo anche un piccolo premio in denaro, piccolo perché siamo consapevoli che in questo momento a livello nazionale ci sono competition con premi anche più ricchi di questo, ma come vi dicevo l'obiettivo non è quello di dare un premio e chiudere i rapporti, ma di offrire un processo a 360 gradi, quindi di usare la banca e i suoi contatti come una piattaforma alla quale la startup può attingere. Come lo facciamo? Lo facciamo innanzitutto cercando di dare visibilità alla startup.
con eventi di premiazione sia a livello locale, ce ne sono stati 7 l'anno scorso su tutte le aree del territorio, per il sud è stata fatta a Napoli lo scorso anno, con eventi di premiazione nazionale. Abbiamo fatto leva sulla vetrina che i giovani imprenditori ci davano a Capri, e le migliori a livello nazionale le abbiamo portate in quell'occasione, che sicuramente a livello mediatico il convegno dei giovani imprenditori dà una visibilità, una pubblicità che magari la singola startup da sola non potrebbe avere. Attraverso una campagna media mirata, facendo leva appunto sugli eventi di premiazione, siamo riusciti a fare un po' di rumore attorno alle startup che abbiamo selezionato, e nei nostri obiettivi abbiamo dato visibilità non solo a quelle che fra virgolette vincevano a livello locale la competition, ma abbiamo dato lo stesso spazio a tutte le migliori dell'area, quindi ne abbiamo selezionate 10 per ogni area, un totale di 70 a livello nazionale, e a tutte abbiamo dato la possibilità di far vedere chi erano, cosa facevano e a presentarsi. Seconda cosa, un programma di formazione. Un programma di formazione mirata. Dopo che selezioniamo le startup, le incontriamo ad una, ci facciamo raccontare a che punto sono del progetto, cosa gli serve in quel momento specifico, perché ovviamente le startup hanno delle evoluzioni velocissime, quindi quello di cui hanno bisogno oggi può essere quello di cui non avranno bisogno domani. E cerchiamo di tarare i contenuti. Quest'anno abbiamo fatto a fine 2013 5 giorni di formazione intensiva a Milano sui bisogni che ci hanno segnalato. Ad esempio quest'anno c'erano 5 giornate, ognuna aveva un tema specifico, c'era la giornata per costruire il pitch, quindi a seconda dell'interlocutore che ci si trova di fronte, sia esso un partner commerciale, sia esso un potenziale fornitore, un fondo di venture capital, come ci si deve porre e quali sono i trucchi del mestiere per presentarsi, oppure come aggredire il mercato, quali domande porsi, come presentarsi invece a investitori istituzionali. Quindi abbiamo cercato di, in base ai colloqui che avevamo fatto in precedenza con le startup, di fare una formazione mirata. E nel far questo ci siamo avvalsi di una serie di partner, tra cui uno è Danilo, Accenture, che ci segue già dal 2009, quando è stato lanciato il talento delle idee, e quando l'innovazione non era uno degli argomenti così di moda come oggi, dopo Restart Italia, dopo il decreto sviluppo, e quando ancora ci credevano in pochi, una serie di partner, fra cui appunto Accenture, ma anche altri come Egon Zender, piuttosto che Nuvolab, piuttosto che Price, WaterhouseCoopers, ci supportano usando anche quell'occasione come networking. Sono professionisti che ovviamente normalmente una startup non si potrebbe permettere per evidenti ragioni di costo, però avere la possibilità di vivere 5 giorni intensivi o 10 giorni intensivi a contatto con questi professionisti dà anche la possibilità di creare legami personali che poi si possono portare avanti in un secondo momento. Terzo pilastro, networking e organizzazione di incontri one to one. Organizziamo delle giornate mirate in cui per le startup che ne hanno bisogno, perché non è detto che tutte le startup abbiano bisogno di finanziamenti o cerchino ingressi nell'equity, organizziamo incontri con investitori istituzionali, fondi di venture capital e nostri clienti private, in cui appunto le startup hanno la possibilità di presentarsi e di prendere contatti che poi ovviamente si sviluppano in un secondo momento per eventuali ingressi nell'equity. E poi facciamo incontri mirati invece con potenziali clienti per le startup, quindi i nostri clienti di Unicredit, lato corporate, che possono diventare dei potenziali clienti per le startup stesse. L'anno scorso nelle 2 edizioni ne abbiamo organizzati circa 300. Ultimo pilastro, tutorship. Tutorship sotto 2 profili. Uno strettamente bancario, quindi assegniamo alle startup selezionate un gestore, un relationship manager di Unicredit che li segue sulle questioni più strettamente finanziarie,
e dall'altro invece un tutor, un mentor esterno, quindi un imprenditore piuttosto che un professionista che si impegna a vedere la startup con un minimo di 3 o 4 volte l'anno per scambi su visione strategica. Questi imprenditori chi sono? Cerchiamo di fare dei matching mirati in base al settore di appartenenza della startup e al livello di maturità, quindi se una startup sta strutturando, non so, la sua parte legale, ha più senso e non è coperta sotto quell'aspetto, ha più senso assegnargli un tutor legale. Se invece vuole avere diciamo un confronto più di visione e di strategia, ha più senso assegnare un tutor come Danilo. Quindi cerchiamo di fare dei matching però sempre sensati, conoscendo entrambe le parti, da un lato i tutor sia a livello locale che a livello nazionale che ci supportano e dall'altro le startup, il loro profilo e cosa gli serve. Quindi puntiamo molto sull'interscambio di informazioni fra noi e le startup. Ultima edizione del Talento delle Idee, quella che si è conclusa a febbraio di quest'anno e che è iniziata nel 2011. Abbiamo avuto a livello nazionale 436 proposte, distribuite equamente più o meno da tutta Italia. La vostra area, che è l'area del sud, insomma, si è piazzata abbastanza bene con un 17% del totale, seconda solo al nord-est e al centro-nord. Questa è un'area che, vi diciamo, ci ha dato particolari soddisfazioni. Mentre nella prima edizione non c'era stato tanto fermento, nella seconda abbiamo avuto un riscontro più che positivo. Chi partecipa? Più della metà dei partecipanti hanno sotto i 30 anni, quindi questo è un segnale che comunque fare startup o comunque iniziare a pensare di fare impresa si sta diffondendo anche a livello nazionale. Da tutti i settori. C'è una prevalenza dell'ICT digital, come è abbastanza normale che sia, però non solo. Abbiamo avuto più del 40% su questo settore, ma abbiamo avuto altre startup da altri settori come il clean tech, life science, che ci stanno dando e ci hanno dato soddisfazioni, oltre che anche automotive, meccanica. Insomma, un po' tutti i settori sono rappresentati con livelli diversi, ma ci sono tutti. Noi puntiamo non a essere solo digital o ICT. Il tessuto imprenditoriale italiano è multisettore, ci sono settori tradizionali che hanno bisogno di essere innovati, quindi bisogna puntare anche su quelli e bisogna tenere presente anche quelle startup. Abbiamo ricevuto più idee, quindi aziende non ancora costituite, il 66% rispetto ad imprese già costituite, anche se parecchie di queste nel frattempo sono diventate aziende, e questo insomma ci dà soddisfazione, anche perché ovviamente a livello bancario siamo poi più bravi con le aziende che sono già costituite, perché è ovvio che presentare un'idea che ancora non è sul mercato a un cliente diventa complicato ed è difficile poi che nel breve periodo si conclude effettivamente una trattativa commerciale. Ahimè, gli start-upper sono in prevalenza maschi, ben il 77% delle aziende che ci sono arrivate, delle idee che ci sono arrivate sono proposte da uomini, mentre solo il 23% arriva dal mondo femminile. Livello di scoring, su questo poi facciamo un approfondimento dopo. Comunque per noi il rating AA è quello maggiore, abbiamo ricevuto un 2% di idee che hanno avuto questo punteggio e poi insomma a scendere, diciamo che fino alla C sono quelle che riteniamo con potenziale, le altre per il modello che poi vi andrò a raccontare, non, diciamo, in questa fase almeno non le seguiamo, magari poi insomma maturano e diventano più brave all'edizione dopo, riusciamo a supportarle in maniera più concreta. In merito alle startup che abbiamo selezionato la scorsa edizione, non ve le voglio raccontare tutte perché sarei noiosa, però vi voglio fare vedere un video che avevamo preparato in occasione della premiazione nazionale, che faceva una carrellata sui profili delle startup che selezioniamo, così anche voi avete un'idea. Sono in ordine di settore, quindi li vedrete raggruppate per settore di appartenenza. Thank you.
Questo prodotto innovativo si colloca in uno scenario di costante crescita della preoccupazione di tutti noi riguardo l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti sulla qualità della vita e della salute umana. In particolare l'esposizione al PM10 crea delle patologie respiratorie, come tutti sanno, che difficilmente sono contrastabili, permette di poter filtrare senza avere percezione della restrizione della respirazione. Sanispira è l'unico dispositivo al mondo che ha ricevuto una certificazione come dispositivo endonasale salvavita, quindi è un riconoscimento che nessuno al mondo ha. Click nasce da una premessa. L'80% delle case di riposo attualmente in Italia non rispettano la normativa in fase di somministrazione terapia. Questo carrello ha una particolarità: si parte da una prescrizione della terapia che viene fatta dal medico sul nostro software. Seleziono il nucleo in cui lavoro e il turno di somministrazione che devo andare a fare. Sulla chiavetta USB vengono caricati tutti i dati della terapia che ho selezionato di oggi. Vado di fronte al carrello, inserisco la chiavetta, metto i miei dati identificativi e il carrello caricherà tutti gli ospiti che sono abbinati a quel carrello. Prendo i farmaci, prelevo, somministro immediatamente la terapia. E all'interno del cassettino ho tutte le scatole dei farmaci per poter tracciare il farmaco che sto somministrando. Torno in ambulatorio, reinserisco la mia chiavetta e registro nel computer centrale tutto ciò che io ho somministrato. Attraverso l'applicazione di un microchip sullo strumentario chirurgico riusciamo ad avere un sistema di tracciabilità evoluto. Potremmo avere veramente il controllo assoluto di tutti gli strumenti chirurgici. Significa cercare di capire la localizzazione e il percorso che fa lo strumento. Cioè, nel momento che entra in sala operatoria deve essere idoneo ad entrare in sala operatoria, ma deve anche uscire, quindi non c'è il rischio che ci sia qualche strumento all'interno di un paziente. Gli operatori sanno che possono contare su una strumentazione efficiente. Il nostro sistema dà uno storico. Andando a identificare lo strumento, so quante volte è stato utilizzato, da chi è stato utilizzato, su quali pazienti è stato utilizzato e soprattutto quando sarà il momento di essere oggetto di manutenzione. Il prodotto KetoSmart consiste in una innovativa medicazione compressiva che inglobasse e permettesse di risolvere problematiche in maniera semplice, veloce ed efficace. Quindi sostituire integralmente le attuali medicazioni, essere estremamente pratico e veloce nel posizionamento, comodo, garantire l'omeostasi sia per quanto riguarda la temperatura sia per quanto riguarda l'umidità della ferita, essere flessibile e adattabile ai diversi segmenti anatomici, anche su superfici regolari, mantenere in sede le preparazioni farmacologiche, il tutto con un tessuto che garantisce una perfetta aderenza e una compressione modulabile. Quindi semplificano il trattamento dei pazienti grandistonati, permettono un aumento del numero di pazienti trattati al giorno e una diminuzione del numero di persone impiegate nella fase di medicazione. È un dispositivo semplice, immediato da applicare, quindi chiunque lo può utilizzare per interventi di medicazione. Tucker si propone di immettere sul mercato un nuovo impianto dentale. Ad oggi il mercato dell'implantologia è fondamentalmente dominato da due grandi famiglie di prodotti, impianti in titanio e l'ossido di zirconio. Queste due famiglie però entrambe hanno degli aspetti che non soddisfano totalmente il mercato. Abbiamo messo in piedi questo nuovo materiale che risulta essere biocompatibile, bioattivo e un materiale estetico a differenza del titanio. Il nostro materiale è bianco, quindi più simile alla colorazione naturale di un dente. Non rilascia ioni metallici, non essendo metallico, ed è meccanicamente affidabile. L'affidabilità viene garantita sia dalle caratteristiche intrinseche del materiale grezzo, ma soprattutto da una geometria che è stata accuratamente studiata per ottimizzare le caratteristiche del materiale. Medico Facile ci piace definirlo il motore di ricerca della buona sanità, e della buona sanità perché è costruito dalla gente. Motore di ricerca, un portale verticale sulla sanità italiana, costruito in parte da contenuti che recuperiamo noi dal web o da altre fonti istituzionali, ma soprattutto con informazioni che arrivano dal basso, arrivano dalla gente che condivide e consiglia i medici che stima. Si possono cercare i medici, ma anche ospedali, farmacie e altri tipi di contenuti, ma soprattutto si può segnalare, condividere e correggere le informazioni. Per i medici invece ci sarebbe visibilità gratuita e meritocrazia, che potrebbe permettere a medici molto giovani ma molto bravi di poter emergere più velocemente rispetto a quello che accade adesso. Spesso la catena del freddo ha delle interruzioni. E noi abbiamo messo a punto uno speciale inchiostro che, se usato per stampare un piccolo trattino, permette di sapere se il prodotto in questione è stato conservato bene o male. Per fare questo basta passare, diciamo, questo piccolo lettore a penna
sopra il trattino e un programma ci dice automaticamente se è stato conservato bene o male. In particolare ci dice se ha superato una determinata temperatura e anche per quanto tempo. Questo implica applicazioni rilevanti sia nel caso dei farmaci, pensiamo ad esempio all'insulina, ai vaccini, ai farmaci antitumorali. Per i supermercati, ad esempio, è una tecnologia che permette di risparmiare. Controllo che non costa nulla, lo gestisce il supermercato, serve per vendere meglio e per risparmiare, per buttare via di meno. Quante email vengono inviate ogni giorno in tutto il mondo? 200 miliardi di messaggi di posta elettronica. È un sistema ormai datato, esiste da circa 40 anni. Noi pensiamo sia arrivato il momento di provare a immaginare un qualcosa che lo possa coadiuvare o sostituire addirittura. Nasce quindi l'idea di Emollo, ovvero un'applicazione in grado di rendere il processo di trasferimento file e di comunicazione il più semplice possibile. Immaginando una specie di buco nello schermo, basta selezionare un utente, trascinare i file all'interno di questo tunnel per vedere magicamente trasferire i file da un computer ad un altro. Inoltre abbiamo aggiunto un sistema cloud, si apre il proprio spazio web in cui tutti i file inviati e ricevuti vengono mantenuti sul server, sono sempre disponibili. Oggi, 1 giugno, Emollo 2.0 viene rilasciato in tutto il mondo. Noi facciamo verifica di programmi, cerchiamo errori nei programmi. In particolare facciamo questo in maniera automatica. Il nostro prodotto principale si chiama Giulia, analizza programmi realizzati da altri programmatori e in maniera automatica identifica dei potenziali errori all'interno di questi programmi che poi vengono presentati al programmatore. E il risultato sono dei software di qualità maggiore che sono più affidabili e quindi hanno un valore aggiunto maggiore. Pensiamo di dialogare direttamente con gli sviluppatori software che tramite internet entrano in comunicazione con il nostro sistema di analisi, fanno le analisi e ottengono la lista dei potenziali errori. Viceversa, pensiamo di vendere delle licenze a delle software houses che utilizzano a quel punto il sistema di analisi in proprio all'interno della propria azienda. Inoltre lavoriamo con delle aziende che ci commissionano la customizzazione del nostro prodotto che poi vendiamo a loro sotto forma ancora una volta di licenze. Eptic ha sviluppato il primo touch controller al mondo che permette il multitouch su qualsiasi analog resistor, cioè tutto l'ambiente industriale oggi può avere multitouch a costo ridotto e lo permette di avere in quanto il pannello è certificato per questo tipo di ambiente qui. Infatti la tecnologia Eptic permette l'utilizzo di multitouch su pannelli certificati per uso industriale, quindi multitouch per oltre il 90% del mercato industriale, medicale, automotive, difesa professionale, e consente di utilizzare multitouch in device di mass market riducendo i costi a un decimo dell'attuale funzionalità del costo multitouch. Ci sono più di 6.000 satelliti attorno alla Terra, solo 800 funzionano, tutti gli altri sono lì, che vagano incontrollati a 30.000 km all'ora, rischiando di andare a sbattere tra di loro o di cadersi sulla testa come è successo qualche mese fa. E non ci sono disponibili soluzioni che siano economicamente convenienti per chi opera i satelliti, che faccia davvero diminuire il rischio di collisione con altri satelliti. D'Orbit è un'azienda che produce dispositivi di rientro per satelliti, quindi dispositivi da installare sul satellite, in modo da rimuoverlo quando il satellite non funziona più, minimizzando responsabilità e danni verso altri satelliti e persone e cose sulla Terra. Quindi è un prodotto che si installa sul satellite, il satellite viene mandato in orbita e poi per qualsiasi ragione noi da Terra attiviamo il nostro dispositivo che spingerà il satellite, ad esempio, in un'orbita estremamente rapida e sicura sopra l'Oceano Pacifico. L'abbiamo chiamato Free Air Baby, è un prodotto che va a sostituire le capote delle carrozzine dei passeggini, sia di nuova concezione e sia esistenti, e permette di filtrare l'aria all'interno dell'abitacolo senza barriere fisiche. Questo vuol dire che permette al bambino all'interno del passeggino di avere un'aria purificata dalle sostanze inquinanti e dalle polveri sottili, mantenendo un contatto diretto con il genitore e anche con il mondo esterno, e quindi mantenendo l'attuale situazione ma migliorando quello che è appunto la possibilità per il bambino di respirare, evitando le varie problematiche. La nostra idea è quindi creare e investire sempre di più non solamente nello sviluppo di progetti, ma reinvestire anche in una struttura e nel network per arrivare a un concetto appunto di impresa virtuale. A nostro avviso l'unica possibilità per le piccole e medie aziende è di sviluppare dei prodotti ad altissimo valore aggiunto con dei costi contenuti. Ho inventato un impianto che permette il recupero e l'utilizzo
di tutti gli smalti ceramici che oggi vengono abbattuti e smaltiti come rifiuti altamente inquinanti. Il progetto consiste in una piccola macchina che consente appunto di recuperare tutti questi smalti, recuperarli separatamente è fondamentale per poterli riutilizzare nel processo produttivo. Questo tipo di procedimento ha vari vantaggi, prima di tutto quello economico, che consente un recupero di circa 10.000 euro all'anno per ogni singola macchina. Ha un forte impatto appunto ambientale, perché non c'è più smaltimento di rifiuti inquinanti che contengono grosse quantità appunto di metalli pesanti. Ha vantaggi organizzativi, perché permette di non fermare più la produzione quando un impianto centralizzato si ferma, bisogna fermare tutte le linee. Permette di abbattere i difetti di produzione, perché un'aspirazione modulare permette di mantenere più pulita ogni singola applicazione, e poi riducendo sia i tempi di fermata che i difetti, la resa in termini di percentuale di prima scelta aumenta. Etramatica si occupa di elettronica, robotica, automazione a 360 gradi. In particolare, in questo caso proponiamo l'allargamento all'ambito civile dei cosiddetti MULE, che altro non sono che dei veicoli privi di pilota, dei robot totalmente autonomi, che vengono già utilizzati in ambito militare per il trasporto di merci e persone, anche in condizioni meteo avverse e in maniera totalmente autonoma, quindi senza la necessità di un operatore che guidi il mezzo. Questo cosa comporta ovviamente? Un abbattimento dei costi, perché si ha un numero inferiore di mezzi e operatori coinvolti, un incremento dell'efficienza dei servizi, perché si ha una maggiore rintracciabilità delle merci, un servizio più affidabile e puntuale, ovviamente una riduzione dei rischi per gli operatori coinvolti. Inoltre sarà possibile personalizzarlo e ottimizzarlo in base alle esigenze del cliente. Nyborg Mat nasce con l'idea di produrre e commercializzare dei nanomateriali innovativi, e l'applicazione di questi materiali come nanoadditivi antitrito e antiusura per lubrificanti ad alte prestazioni. Quindi stiamo parlando di settori di applicazione quale l'eolico, l'industria aerospaziale, l'industria meccanica, ma abbiamo intenzione anche di testare questi materiali nell'antibalistica e nella produzione di elettrodi per batterie al litio. L'elevata performance antiattrito e antiusura di questi nanadditivi riduce del 20-30% rispetto agli attuali prodotti commerciali l'attrito e l'usura. Il fatto che si ottenga direttamente una dispersione fa sì che c'è un'elevatissima compatibilità con gli oli e con i grassi, quindi la miscelazione diventa molto più conveniente e molto più pratica, e poi l'ottenimento di una pasta consente di avere una maggiore sicurezza nella manipolazione di questi nanomateriali. Controllare oggetti mediante il pensiero nello scenario delle tecnologie assistive. Brain control mediante l'ausilio di sensori di tipo EEG che intercettano l'attività elettrica del cervello in connessione con un tablet PC, e dal tablet a tutta una serie di dispositivi che si vogliono controllare, sistemi per il controllo luci, temperatura ambiente, la carrozzina elettrica, ma quindi anche il comunicatore stesso, quindi un sistema che consente di sintetizzare dei messaggi vocali piuttosto che inviare messaggi tramite social network, email, sms. Questo è Brain Control. Noi ci occupiamo di tecnologie per lo smart metering, vale a dire dispositivi tipo machine to machine, ai quali affianchiamo un servizio che diamo ai nostri clienti in modalità di cloud computing, con lo scopo di monitorare le distribuzioni di acqua e gas sostanzialmente. Con quali obiettivi? Innanzitutto quello di consentire di avere gli enti di gestione comune, chi si occupa della distribuzione, di avere uno strumento efficace per l'abbattimento sostanziale e reale dei costi amministrativi di gestione, oltre a uno strumento per il recupero delle perdite, e un altro obiettivo è quello di contribuire alla costituzione delle cosiddette smart city. Questo è la vera smart city, perché la prima cosa che verrà creata sarà il monitoraggio delle nostre utilities. CJ Aerospace lavora nel campo delle acque interne. Dal 2004 progettiamo imbarcazioni, nel 2009 abbiamo avuto una commessa rivelatrice. Siamo stati incaricati di progettare un traghetto da 100 passeggeri per le acque interne. Questa imbarcazione è ibrida, quindi abbiamo elaborato una risposta tecnologica in questi due anni che ci separano dal 2009, basata su dei battelli che sviluppano la minima generazione d'onda, sono ecocompatibili perché sono interamente elettrici, sono dotati di motori azimutali, cioè che possono ruotare di 360 gradi orientando la spinta. E abbiamo brevettato un sistema che prevede l'impiego di due propulsori, una prua e una poppa, per aumentare la manovrabilità. Adesso siamo pronti per il mercato. Oro nasce da un sogno e da un'intuizione, quella di abbinare i metalli preziosi, e non solo l'oro 24 carati,
anche rame, l'argento e perfino il platino, ai tessuti, in maniera artigianale e indelebile. Per creare tutto questo, per creare delle collezioni di capi unici e senza tempo, al di fuori dei normali canoni stagionali della moda, quindi dei capi personalizzabili e impreziositi dai metalli preziosi. Non parlo solo di fibre preziose come il cashmere e le sete, ma parlo anche di tessuti naturali come i lini organici, i cotoni e addirittura la fibra di latte, esaltata da queste applicazioni di metalli preziosi. La nostra idea imprenditoriale è stata quella di unire creatività e tecnologia e andare a rispondere a quelle che sono le esigenze sempre più imperanti di emozionalità e spettacolarizzazione del mondo del marketing. Il nostro prodotto principale, il nostro core business, è il mapping, che è l'adattamento di contenuti video tridimensionali a qualsiasi tipo di superficie. Il nostro prodotto di punta è l'architectural mapping e abbiamo visto appunto che è un'idea vincente anche in stereoscopia, quindi creando una sorta di gioco anche con gli spettatori. Arteco Design, perché io voglio produrre arte e design attraverso gli scarti generati dalle aziende. Il mio obiettivo è quello di gestire i rifiuti. Ho cercato una strategia, diciamo, alternativa, soprattutto per quei materiali che non trovano subito una collocazione nel campo del riciclo. Allora, definisco Arteco Design come una strategia applicabile ad ogni realtà produttiva per rispondere a esigenze ambientali, culturali e sociali. Un'impresa che fa arte e design attraverso i propri scarti è un'impresa che vuole fare vedere che può trasformare i propri rifiuti in una risorsa. E questo ha un valore sociale, secondo me, molto forte. Alcune penso che le conoscevate, quella pugliese almeno, ai Mollo, credo che la conoscevate, forse qualcun'altra. Per vostra curiosità, si è classificato al primo posto la prima che abbiamo visto, Sanispira, i filtri endonasali per le polveri sottili, ed è una delle startup che ci sta dando molta soddisfazione. Stanno per andare in Cina, insomma hanno una serie di iniziative in corso, anche grazie al tutor Danilo che li sta supportando. Giulia ha vinto il secondo posto, che era la startup che verificava i software e individuava i eventuali bachi presenti. E al terzo posto a livello nazionale si è classificata di Orbit, che era quella del dispositivo per i satelliti, per riportarli a terra una volta finita la vita utile. Questo per darvi una carrellata di che tipo di idee selezioniamo e di che cosa facciamo, nel senso che indipendentemente dalla classifica, ne avete viste 15 più credo altre 7-8 che erano menzioni speciali e quindi sulla carta non avevano vinto, non ci formalizziamo, nel senso che se è un'idea, è ovvio che poi si deve scegliere una prima, una seconda, una terza per insomma, motivi di circostanza, però tutte quelle che riteniamo ad alto potenziale sono startup che seguiamo indipendentemente dalla vincita o meno. A Capri, durante la premiazione nazionale, oltre a premiare i primi tre, abbiamo organizzato una sessione di business meetings, ce ne sono stati più di 150, con i giovani imprenditori. Quindi è stata una vetrina per le start-up per farsi vedere in un contesto dove, diciamo, abbiamo sfruttato l'avere una concentrazione di imprenditori tutti presenti nello stesso posto, e quindi abbiamo organizzato questa sessione. Come arriviamo a selezionare le start-up? Siamo consapevoli che chiediamo una documentazione abbastanza corposa e lo facciamo per diverse ragioni. Quando ci si iscrive al Talento delle Idee viene richiesto un business plan con una serie di requisiti. Lo facciamo non perché pretendiamo che la startup abbia già le idee chiare su tutti i punti che vuole andare a sviluppare, ma ci piace il fatto che le persone del team si interroghino su cosa ci vuole, su cosa serve per fare impresa, e quindi cerchiamo di farli sviscerare a 360 gradi
l'idea che hanno o se già l'hanno costituita l'azienda che ne ho costituita. Il business plan o comunque la documentazione che chiediamo tocca quattro principali filoni. Primo, che nel nostro modello pesa parecchio perché pesa il 40%, è il profilo dell'innovatore, dell'imprenditore e del team che gli sta dietro ovviamente, e l'impegno che ci mette nel progetto imprenditoriale. Cosa pesiamo? Il background formativo, quindi è coerente con l'idea di azienda che vuole andare a costituire o che ha appena costituito? Ha investito dei soldi nell'azienda? Se lui per primo, se io imprenditore per primo, anche per poco, non investo nella startup, come faccio poi a chiedere all'esterno del denaro? Ci investo, se non ha soldi, tempo? Ci dedico full time o mi ci dedico la sera quando ho finito di fare le altre cose? Questo ci serve a capire il grado di commitment che l'imprenditore o il futuro imprenditore ha sull'idea che va a presentare. Dopodiché una seconda variabile che andiamo a pesare è il progetto imprenditoriale. Il prodotto è brevettabile o no? Quanto ci vuole per arrivare al mercato? Per portarlo sul mercato quanto dipende dai fornitori, dai terzi? Si è costituito o no? Perché se è un'idea su cui lavoro magari anche da 3, 4, 5 anni, ma poi non la voglio trasformare in azienda, allora forse non voglio fare l'imprenditore, e ci sta, nel senso che no, non tutti poi sono tagliati o vogliono fare impresa, però è importante insomma esserne consapevoli. Idem sul grado di competitività, è un prodotto che posso difendere dal punto di vista di vantaggio competitivo, ho i principali fattori che mi servono a difenderlo e ho delle partnership che mi possono supportare sia con partner interni o esterni. 20% pesiamo il mercato e il settore di riferimento. È un mercato nazionale o internazionale? È internazionale da subito o ci arriverò a step? Parto dalla mia regione per poi arrivare all'Italia e poi in una seconda e una terza fase arrivare a livello internazionale. Sono consapevole dei competitor che ci sono sul mio settore. Quanto si investe in ricerca e sviluppo nel settore che voglio andare ad aggredire? E poi informazioni descrittive e financial, che pesano poco. Pesano un 15%, poco perché siamo consapevoli che è un esercizio complicato. È un esercizio complicato da un lato perché non tutti quelli che poi hanno un'idea innovativa arrivano da un percorso che gli permette di leggere o di capire i numeri in maniera sensata. È complicato anche perché fare proiezioni su una startup è complicato per definizione. Però lo inseriamo come una variabile, gli diamo un certo peso perché è importante interrogarsi anche sui numeri, nel senso che una persona che poi vuole fare impresa è una variabile che non può trascurare. Principali errori riscontrati. Allora, quando riceviamo il business plan, siamo consapevoli che... Allora, il business plan di una startup per definizione fra 6 mesi o un anno potrà non essere più quello giusto e ne siamo più che consapevoli. Però ad oggi ho chiaro qual è il modello di business che voglio adottare, cioè come lo voglio vendere questo prodotto. Molte startup dicono che il prodotto che hanno in testa non esiste sul mercato, non ci sono competitor, non c'è possibilità di fare paragone. Non è vero, non è mai vero, anche se non c'è un competitor diretto ci possono essere competitor indiretti, e quindi è importante sin dall'inizio avere le idee chiare su qual è il mercato che si sta andando ad aggredire. Sul mercato è anche importante avere un'idea di massima sulle dimensioni del mercato. Domani Francesca Caminiti, sempre di Accenture, vi darà un'idea su quale fonti andare a toccare per capire in qualsiasi settore qual è più o meno il mercato di riferimento. Perché se mi rendo conto che ho un prodotto il cui mercato di riferimento a livello global è di 20 milioni di euro, ne vale la pena? Cioè, vale la pena mettere in piedi una startup che ha un mercato così piccolo? Perché a livello global 20 milioni, diciamocelo, è molto piccolo. Quindi sono tutte cose che bisogna, su cui bisogna interrogarsi per aver chiaro anche su
cosa indirizzare la nostra startup? Il team. Il team è, purtroppo è un altro punto carente, nel senso che ho l'idea, magari sono un ricercatore, sono bravissimo, ho dei miei colleghi anch'essi bravissimi che mi supportano nell'idea, però per fare azienda non è sufficiente, non è sufficiente avere solo un profilo tecnico. Noi riceviamo parecchi business plan in cui il team è fortissimo dal lato tecnico, PhD, esperienze, però poi non c'è nessuno che segue la parte commerciale. Ho il prodotto, ma poi chi me lo vende? Non c'è nessuno che segue la parte numerica. Cioè, chi mi calcola i flussi di cassa e come tenere in piedi poi la startup una volta che l'avvio? O il fabbisogno finanziario? Il fabbisogno finanziario per, diciamo, avere una condizione standard o per espandersi. L'esercizio che spesso chiediamo di fare alle startup è di dipingere vari scenari, quindi dipingere uno scenario in cui con delle risorse base posso andare a un passo, fra virgolette, lento per raggiungere il mio obiettivo, oppure immaginarsi quante risorse economiche gli servirebbero per fare il salto in maniera rapida. Questo spesso, soprattutto i tecnici puri, non se lo chiedono, non se lo domandano. Ed è un peccato, nel senso che spesso alcune chance vengono perse non tenendo in conto questi aspetti. Anche il fatto di avere strategie di marketing e di comunicazione adeguate. Adesso si parla di social network, si parla di e-commerce, ma come si aggrediscono questi mercati? Qual è la strategia giusta? Diciamo che anche su questi settori, anche se all'apparenza possono sembrare marginali, non ci si improvvisa, ci sono esperti che guidano strategie di marketing ad hoc anche sui social media piuttosto che lato e-commerce. E poi, come vi dicevo, il punto più dolente è sempre la consapevolezza degli economics e dei financial. Su questo sempre vi invitiamo a fare un esercizio anche solo per voi, per capire da che lato andare e che cosa vi serve. E se capite di essere carenti sotto quell'aspetto, di farvi aiutare da qualcuno, che può essere o un collega universitario specializzato in economia, in financial, oppure invece ci sono dei consulenti ad hoc che vi possono supportare sotto questo aspetto. La documentazione che chiediamo e, diciamo, le richieste che facciamo ci consentono di scremare in maniera molto selettiva le startup che andiamo a premiare o comunque a selezionare per poi supportarle nel programma di accelerazione, perché a livello nazionale ovviamente diamo il premio ai primi tre, però poi su 436 proposte che ci arrivano, una settantina sono quelle che noi riteniamo ad alto potenziale e che poi continuiamo a seguire negli anni. Abbiamo rapporti con startup che abbiamo selezionato con la prima edizione del talento delle idee nel 2009 e che ci ancora oggi, per confronti di qualsiasi tipo, dal lato strategico al lato legale, ci sentiamo, quindi è un rapporto poi che si crea nel tempo. Attraverso il modello di rating, che appunto assegna un punteggio alle startup, cosa siamo riusciti a fare in collaborazione con i crediti, quindi con i prodotti bancari che poi in alcuni casi alla startup servono per finanziarsi. Sulla base del modello di rating che è stato svalutato per selezionare le startup del talento delle idee, con ovviamente alcune modifiche lato creditizio, si è sviluppato un altro modello di rating che è alla base di due prodotti bancari che si chiamano Innova e Ricerca e che consentono appunto di finanziare startup innovative, quindi aziende che vogliono investire o in ricerca e sviluppo pura o comunque in miglioramenti delle linee competitive di business o in nuovi prodotti, con dei prodotti che per una banca non sono tradizionali. Come sapete, la banca ha difficoltà a finanziare una startup perché non ha storia e quindi non ha un pregresso che si può valutare e perché è altamente rischiosa. Questo, insomma, ne siamo consapevoli tutti. Con questi due prodotti Unicredit, diciamo, si è sforzata di riuscire a supportare anche le startup. Si riesce a finanziare con una procedura abbastanza snella e veloce finanziamenti sotto i 500.000 euro fino all'80%, addirittura si arriva al 100% se interviene la garanzia dei Confidi,
Invece per i finanziamenti superiori ai 500.000 euro fino ai 5 milioni c'è una procedura un po' più articolata in cui oltre al modello di rating ci si avvale delle perizie tecnologiche per i prodotti ad alto tasso di innovatività. Comunque è sempre un processo snello rispetto a quello standard previsto per i finanziamenti classici che la banca eroga. Quindi un altro sforzo per supportare l'innovazione anche sotto questo aspetto. Vi volevo fare due esempi di come in concreto riusciamo a supportare le startup. Avendo visto il video sono facilmente identificabili quali sono le startup di riferimento. Una produce e commercializza capi moda di alta gamma, la cui peculiarità è avere un brevetto con cui l'oro, zecchino o comunque altri metalli preziosi che vengono incorporati nel tessuto, nonostante numerosi lavaggi, rimane attaccato. Non ha vinto a livello locale, ho ricevuto solo una menzione speciale. Cosa abbiamo fatto per questa startup? Gli abbiamo organizzato dei business meetings con imprenditori durante appunto la premiazione di Capri. Gli abbiamo assegnato un tutor che rispecchiava perfettamente le sue esigenze, perché è un'azienda di consulenza specializzata nel lusso. Lui ovviamente punta con la sua startup ad aggredire quel settore, quindi il matching in questo caso è stato perfetto. L'abbiamo fatto partecipare ai consigli di territorio di Unicredit, che sono degli advisory board presenti a livello territoriale su ognuno dei territori, composti da stakeholder del territorio, quindi imprenditori, professionisti, istituzioni del territorio stesso, e che ovviamente è una vetrina importante per conoscere gli interlocutori sul territorio. Infatti, attraverso il networking che è riuscito a fare in questa occasione, avverrà probabilmente un progetto sulla Cina, a cui magari privatamente non sarebbe mai arrivato. E poi l'abbiamo messo in contatto con un cliente private di Unicredit che è interessato a investire nella startup, quindi insomma speriamo che poi la trattativa si chiuda nel migliore dei modi. Altra startup che abbiamo supportato è una startup, questa della prima edizione del Talento delle Idee, ma che stiamo seguendo ad oggi, che produce dei dispositivi indossabili senza fili che servono a misurare i parametri vitali a distanza. Era stato un secondo classificato a livello locale, quindi non nazionale, del Talento delle Idee alla prima edizione. Anche lui è stato alla premiazione locale, è stato presentato a fondi di Venture Capital, ha avuto anche lui una società di consulenza come tutor, ha partecipato a questi consigli di territorio e è riuscita ad avviare trattative commerciali con una delle aziende di Unicredit. E per una startup sappiamo che insomma riuscire ad agganciare i primi clienti è vitale per riuscire ad avere poi le entrate di cassa che gli permettono di continuare a sopravvivere. Quindi queste sono in concreto delle azioni che facciamo per le startup. A me piacerebbe, non so se qualcuno di voi ha già partecipato a business plan competition, ha in mente di farlo, ha già costituito startup o le vorrebbe costituire, insomma, di qui a breve medio periodo. Nessuno. Parlo io perché comunque noi siamo una startup che ha iniziato, però appunto attraverso la sua presentazione abbiamo capito, infatti ci siamo guardati quali sono i problemi fondamentali che abbiamo fatto in questi 2 anni. Noi siamo appunto tutti tecnici e ci manca proprio la parte commerciale, la parte legale, che viene quando si inizia a fatturare, esatto, a fare i primi contratti. Quindi è proprio quello, per noi è stato questa è la difficoltà maggiore, perché abbiamo difficoltà a trovare finanziatori, a vendere la nostra idea, a trovare mercato per la nostra idea, per i nostri prodotti. Quindi questo è un problema per noi importante. Diciamo che per chi vuole fare startup in questo periodo è il periodo giusto, nel senso che anche l'attenzione pubblica in questi mesi l'avete visto, ora su tutti i giornali, format televisivi che ci sono si parla di startup.
a vario titolo, però tutti iniziano a parlare di startup, si stanno moltiplicando incubatori, iniziative, quindi per chi ha voglia di fare l'imprenditore probabilmente questo è il periodo giusto. Speriamo che anche a livello legislativo il decreto che dovrebbe essere a breve in fase attuativa ci dia qualche ulteriore slancio per farlo, e soprattutto è importante trovare interlocutori che vi supportino, indipendentemente da Unicredit, ovviamente io parlo con un po' di parte, un po', però è importante trovare interlocutori che vi supportino a 360 gradi, perché va bene fare la competition e all'inizio se ne fanno tante per avere la maggiore visibilità possibile, però poi alla fine bisogna concentrarsi sull'impresa che si vuole costituire, quindi buttarsi a capofitto sul progetto imprenditoriale e lì avere un partner o comunque qualcuno che ti riesca a supportare a 360 gradi è importante. Avere una banca che può agire come piattaforma di contatti, a mio avviso è uno del valore aggiunto che magari altre iniziative che esistono, e ne esistono tante, non possono dare. Se voi vedete Unicredit come una piattaforma di contatti, capite che avere accesso a un network di clienti nazionali ma anche internazionali è importante, soprattutto oggi in Italia che magari non si pensa già dall'inizio di avere una visione internazionale, mentre insomma facciamo un grande errore. Chi fa startup oggi, secondo me, deve partire già con l'idea di fare una startup internazionale, perché sennò siamo tagliati già in partenza. E quindi avere soprattutto dei ganci anche a livello internazionale. Dimmi. Noi la facciamo da 4 anni. Quindi avete già feedback sui dati delle aziende che escono? Sì, anche se lì dipende molto dal settore. Ovviamente ci sono settori come quello delle scienze della vita, il pharma, che hanno tempi di molto molto lunghi. Il settore ICT ovviamente è molto più rapido e più veloce, anche noi siamo alla ricerca del nuovo Facebook che ci dia soddisfazione, però nel nostro piccolo abbiamo già aziende che seguiamo e che fatturano a livello di milioni di euro, quindi ci sono anche quelle che hanno chiuso perché non ce l'hanno fatta. Sappiamo tutti che le statistiche dicono che per ogni 10 startup che si formano una sopravvive, quindi di quello siamo consapevoli tutti. E un'altra domanda proprio nello specialista, sì. Diciamo orientata, perché è proprio un mio collega, quello, sì, del Spoto. Giulia. Sì, sì. Lui, se non mi sbaglio, ha realizzato una spin-off universitaria, sì, è partito così. Sì, sì. Quindi sì, è stata successiva la partecipazione a questo e il coinvolgimento con voi. Sì, diciamo che noi non escludiamo gli spin-off universitari. Sì, quindi possono partecipare? Sì, possono partecipare anche agli spin-off. Ci sono state molte richieste di quei finanziamenti oppure... Di Nova Ricerca? Quelli che tu hai presentato sui 500.000? Sì, nuovo. Nova Ricerca. Allora, a febbraio avevamo avuto un totale di 12 milioni di richieste, 12 milioni di euro. Vi dico che... alla prima edizione del Talento delle Idee il totale di richieste di finanziamento che abbiamo avuto sono state pari a 3 milioni, di cui la banca è riuscita a erogarne 2,5. Quindi tutto sommato, insomma, non siamo così cattivi come ci dipingono. Scusa, taglio medio di richiesta, giusto per capire appunto quel discorso che facevi sulla produzione? Il taglio medio non te lo so dire, magari te lo cerco e poi te lo dico a parte. Sì. Nella rete. Quel prodotto, oltre a quello che ha detto la collega, sono lì, c'è il lavoro a Bari. Oltre ai prodotti che ha detto già la collega, che tra l'altro non hanno un limite perché dopo c'è la convenzione con Sapienza Innova, sì, che fa quel tipo di, sì, brevetto. Abbiamo delle operazioni fatte nel breve con i Cofidi, la garanzia, perché noi diamo finanziamenti con Mediocredito Centrale e con Cofidi. Dipende, diceva sempre dalla collega, di quanto mettono anche i soci, non è che solo quanto mettiamo noi, ma ritengo che fino ai 100.000 tra Mediocredito Centrale e Cofidi riusciamo ad assistere una startup. Non so se sono stato... Quindi insomma... Posso dare due elementi, io sono Danilo Mazzara, più tardi farò un intervento su Global Trend,
però ho il piacere di fare il tutor per l'iniziativa del Talento delle Idee. Siccome mi occupo di scienze della vita, considerato il 40% delle start-up che poi arrivano in finale sono tutte in ambito scienze della vita, quindi farmaceutico, biotecnologie e medical technology, e volevo dire tre cose. La prima, di guardare molto di più il mercato internazionale. Io vi faccio degli esempi veri delle aziende che stiamo seguendo. Abbiamo magari, siamo molto lenti per chiudere degli accordi di partnership commerciali e industriali in Italia, mentre all'estero stiamo andando molto più veloci. Quindi questo è un primo elemento. Ci sono alcuni settori che devono veramente guardare il mondo. Voi considerate che c'è una, con un'azienda ancora in Italia stiamo cercando di far partire un pilota e dalla Cina è partito un mega contratto con il governo, e quindi per dirvi che questo è, perché in Italia mediamente si è un pochino più lenti. Quindi questo tema di farla percepire veramente già globale su alcuni settori che sono quello dello scienze della vita, sicuramente tutto l'ICT, digital, social media, devono essere iniziative veramente già pensate a livello nazionale. Quindi questo sul tema. Secondo tema, quello dei soldi, c'è un'attenzione fortissima oggi a quello che è il tema dell'innovazione e secondo me sempre meno ci saranno problemi di soldi per le start-up, perché nascono acceleratori, ci sono un sacco di business angel, tante persone vogliono effettivamente investire in start-up. Quindi non dico da domani, però secondo me da dopodomani il ricorso al capitale ce ne sarà di più. C'è il terzo, che però è il più importante, e quindi adesso faccio la domanda, la faccio ai colleghi di Quadrifoglio, cioè un tema di skill e competenze che è fondamentale, perché se tutte queste start-up hanno delle competenze tecniche che sono molto forti, ma poi non ci sono persone poi pratiche che l'indomani riescono a portare questi prodotti sul mercato, è un vero problema. Quindi adesso chiederò io a voi, voi avete un team di tecnici, ma siete riusciti almeno all'interno del vostro network di amici, anche informale, a farvi aiutare da qualcuno che ha un po' più di competenze di business, sì o no? Di business no. E come mai? Ci siamo affidati ad una commercialista, però logicamente non è la sua azienda e quindi non ha interesse nel farla spiccare, insomma, cioè non abbiamo questo. Ma nemmeno un amico che studia economia, cioè come? In realtà no. Ma ci avete provato? Sì, abbiamo chiesto, però non abbiamo avuto questo riscontro da parte di nessuno. Abbiamo partecipato anche a delle competition, però noi abbiamo un problema nel partecipare a queste competition. Non troviamo il nostro spazio. È sempre molto digital, sempre anche biomedico, però proprio il green, prettamente green come agricolo, non lo troviamo. E infatti anche nei progetti visti qui dal suo video, non ho riscontrato nessuno che sì, di rifiuti, di recupero di materiali, di ambiente, magari sì, in qualche modo più ampio, però prettamente agricolo no. Però su questo riceviamo sì, l'ho visto nelle certo, di agroalimentare. Però su questo magari lo vedremo più tardi, quando parleremo dei global trend, che sono dei global trend che vengono fuori da uno studio che noi abbiamo fatto insieme al gruppo, che fondamentalmente dà anche la visione di quali sono le aziende innovative che ci piacerebbe avere, sono quelle che seguono quei trend. Quello del green è uno dei trend emergenti che stiamo veramente osservando sul mercato a livello globale. Il problema qual è? Che ci sono tante start-up oggi, tante iniziative, tanti concorsi. Io vi dico la verità, se sono partner di questa iniziativa è perché è molto meno digital e pensa più a settori che sono di tipo industriale e che crea un impatto reale, vero, sul manifatturiero e tutto. Se voi non riuscite a emergere, probabilmente perché magari questo tipo di competenza, lasciatemi dire, un po' più di business, un po' più economica, che è in grado di vendere meglio la vostra iniziativa, probabilmente vi manca. Ed è quello su cui vi dovete veramente focalizzare. E non significa andare dal dottore commercialista, significa che voi avrete tanti amici, colleghi che stanno facendo in questo momento dei master, che magari seguono altre cose, che magari vi possono aiutare. Cioè vi dico, soprattutto all'inizio, usate il network che è informale, perché se poi andate subito dal professionista, commercialista, legale e quant'altro, spendete un sacco di soldi, fate leva sul network informale. È una cosa che vedo che spesso manca.
manca, quindi ben vengono iniziative come queste che aiutano a creare delle collaborazioni cross competenze, però questa è veramente la cosa più importante. Perché pensate sempre, anche le aziende del fashion, della moda, che sia Armani, che sia la Valentino, hanno sempre avuto una componente che era quella creativa, ma hanno sempre avuto poi la componente manageriale spinta, che era quella che questa cosa la portava sul mercato velocemente con profitto. Altre domande? Sì. Buongiorno, io volevo sapere se quei prodotti finanziari di cui lei ha parlato, riguardanti la ricerca e lo sviluppo, sono semplicemente destinati a finanziare situazioni di start-up o situazioni che si, come quella che sto portando avanti io, che esattamente sono opposte. Cioè veramente c'è un'azienda che si occupa di tutt'altro, che ha fatto da incubatrice a un'idea. Ok. E sta praticamente investendo su alcuni ricercatori, su alcune idee dell'università e del CNR, finora di tasca sua. Mm-hmm. Finora di tasca sua, ho visto parecchio, sono su 2 milioni di euro. Fino. No, sono destinati diciamo a aziende sotto i 50 milioni di fatturato. Diciamo quindi nella storia diciamo, sì. Io rappresento un po', non dico un tutor, ma sostanzialmente un elemento che ha creato il trasferimento link, tecnologico. Il link tra l'università, esattamente, l'innesco, esattamente, sono stato un innesco fra. L'idea è interessante, interessante, e però, già dicevo il suo collega, ha un problema che è quello di doversi confrontare a livello internazionale con delle locomotive che vanno dei big, a velocità mostruosamente più elevate su un tema che si presenta invece molto molto bene, insomma, ma in una prospettiva medio-lungo termine, cioè che è fotovoltaico di terza generazione, però basato su nanotecnologie di semiconduttori, insomma è una nicchia che diciamo è in questo momento l'azienda sostanzialmente sta facendo di tutto, anzi siete chiaramente invitati a venirci a trovare quando volete, insomma, e sta facendo di tutto per portare avanti il progetto e sta chiaramente cercando di accedere a determinati finanziamenti che sono nella comunità europea. Ma è chiaro che ha già in mente qual è l'entità dell'investimento per andare al passo successivo, e per questo secondo me una banca come la vostra o una serie di banche, noi comunque già abbiamo i nostri diciamo interlocutori bancari, però ecco, mi interessava chi è nel settore più specifico, perché chiaramente il passo successivo c'è uno zero di più e lì l'azienda non ci arriva, però ci può arrivare con una partnership, diciamo. E no, questi prodotti sono destinati a tutte le imprese sotto i 50 milioni di fatturato, quindi insomma, se ancora non siete a quel traguardo siete... No, ci siamo appena, insomma su quell'ordine di grandezza ci siamo. Sì, magari poi ci sentiamo. Okay. Sì. Va bene. Sì, anche perché una cosa che aveva detto la... Sì, questa, no, qui la situazione è completamente... Cioè, Talento è una piattaforma, no? C'è la piattaforma, si sta sviluppando crescendo sta cercando di mantenere delle competenze, perché sennò sarebbero già volate via, insomma. Certo. Quello che voglio dire, il talento delle idee è un ecosistema, cioè c'è un credit al centro, poi ci sono partner che sono o consulenti di tipo specialistico, ma ci sono anche, e qui aiutami, fondi di venture capital. Quindi il loro ruolo è anche la capacità di consentire di accedere magari ai... Esatto. Che ne sono... Sì, sì. Bisogna creare una partnership per poter...
certo. Certo. Le risorse che stanno lì non vengono tirate dal... Sostanzialmente se non ci sta un team, diciamo la verità, insomma, cioè qui facendo un discorso pseudopolitico, insomma, cioè se l'Italia non si dà una mossa in questo senso, almeno di tirar fuori quello che già c'ha da anni, sinceramente non... E questo secondo me può avvenire se ci sta una collaborazione tra chi ha le idee, chi ha la capacità di supportarle, sì, cioè come nel caso della nostra, almeno che ha anche lo spirito imprenditoriale, perché non dimentichiamoci, sì, anche che c'è quella categoria di persone che vuole fare il cioè piace fare il ricercatore e vuole fare solo il ricercatore, non ha in testa di diventare, diciamo, un imprenditore. Per adesso noi stiamo nutrendo chi vuol fare solo il ricercatore, no? Sì, okay. Che effettivamente è un'attitudine che ha le sue peculiarità e secondo me la sua specificità e secondo me in Italia dovrebbe essere in qualche maniera nutrita, però effettivamente poi gli manca questo aspetto, cioè l'aspetto di stare poi sul mercato, di dire guarda c'ho delle scadenze, c'ho dei tempi, c'ho delle... Esatto. No? Devi andare a analizzare, noi diciamo partecipando a vari finanziamenti, mm-hmm, abbiamo diciamo in un certo senso avuto vantaggio di fare quello che lei ha detto sostanzialmente, cioè quello di andarci a vedere qual è il nostro possibile competitor, che non è esattamente quello che stiamo facendo, ma noi abbiamo trovato mercati affini, no? Affini, esattamente, e lì abbiamo misurato quale può essere il margine, diciamo, di il potenziale di mercato, di mercato, nicchia di mercato e tutto il resto, problemi che effettivamente uno decisamente non si fa inizialmente quando parte a porre, no? Ma questo tipo di iniziativa l'ha presentata anche all'estero? No, per ora no, okay. Per ora no. Però allora, noi da un punto di vista scientifico, chiaramente c'è un professore che è trainante da un punto di vista dell'aspetto scientifico che si confronta, dicevo al suo collega, con gruppi, per fortuna non sono tantissimi, che però sono gruppi che hanno dimensioni proprio almeno di una grandezza del... Più. Questo ve lo dico perché alcune di queste iniziative che noi, sì, stiamo seguendo sono aziende che poi sono andate in Silicon Valley, sono andati a Boston e hanno trovato potenzialmente investitori pesanti, poi per scelte anche loro hanno preferito non andare avanti, no? Perché è vero che all'estero c'è un mercato che è molto più dinamico nella capacità di dare equity, però lo danno talmente facilmente che poi non ne fallisco una su 10, ma una su, come dire, cioè va a successo una su 100, anche perché lì c'è molto equity disponibile e quindi in tante vanno, vengono quasi abbagliate, dopodiché preferiscono tornare indietro perché almeno qui c'è una selezione che è molto più, che è molto più rigorosa. No. Sì. No, il pericolo è di essere una tra mille. E non una tra 10 e quindi seguita, come dire, non è un problema di soldi, dicono sempre, è un problema di trovare idee, perché c'è un mercato che è dell'equity che è molto più sviluppato, mentre qui l'approccio è un po' lento, condivido in pieno, però almeno il fatto che ci sia un percorso così che le seleziona bene fa sì che quelle che si selezionano mediamente possano avere. La nostra idea è qualcosa, è certo. Una volta tanto, vabbè. Certo. Okay. Non dimentichiamoci che il mondo delle startup innovative in Italia è piccolo, si stima, ancora non ci sono dati ufficiali, però si stima che ci siano un totale fra i 4 e gli 8 mila di startup innovative in Italia. Se guardiamo ad oggi quelle che si sono iscritte nel registro delle startup innovative sono 800. Siamo lontani dai numeri di altri ecosistemi, molto lontani, e di conseguenza anche gli investimenti fatti da fondi venture o da investitori privati sono proporzionalmente più bassi. Non è vero che non ci sono soldi in Italia per le startup innovative, bisogna anche capire di queste 4-8 mila quanto poi sono veramente innovative, quante hanno poi veramente potenziale, però l'ecosistema è piccolissimo, teniamo sempre presente questo. Sentiamo la volta. Ok. Ciao. Nelle presentazioni anche che avete fatto vedere, penso che la maggior parte delle startup si presentano quasi sempre come
diciamo, aziende monoprodotto in sì. certo senso. Sì. Come io ho un'esperienza, nel senso di anche confronto con dei colleghi che hanno fatto attività imprenditoriale e che da un'azienda di questa, di una realtà di quella, tra l'altro lavoravano proprio nel settore bancario, il CT bancario, e poi però hanno dovuto, per problemi diciamo di evoluzione dell'azienda, non sono riusciti diciamo a differenziare, a creare altre okay. attività, sono rimasti monoprodotto, con la crisi del 2008 sono morti. Anche quello è un altro tema. E, ecco, quindi cioè, quello che volevo capire è, su quelli che escono, c'è un qualche modo, insomma, una potenzialità di c'è queste una aziende potenza. Di riuscire diciamo... a costruire più idee? C'è potenzialità, nel senso che da un lato confrontarsi con dei consulenti tipo Danilo ti aprono la visione, nel senso magari tu avevi pensato che il tuo prodotto poteva avere solo un'applicazione in un determinato settore, invece poi scopri che può avere N applicazioni in N settori e già lì ti sei aperto un mercato a cui prima neanche sognavi. E poi tipicamente diciamo chi fa... chi è un tecnico, magari ha avuto un'idea brillante una volta ed è seriale. Sì. Quindi nella fase di produzione comunque questo aspetto non pesa moltissimo da parte del pesa il mercato di sbocco di riferimento, nel senso bisogna interrogarsi su dove si vuole andare, su quanto è grande quel mercato. Poi ovviamente se uno parte monoprodotto ci può anche stare, ci può anche stare. Noi cerchiamo con lungimiranza di capire se poi può avere altre applicazioni. Anche perché tanti di questi poi possono avere altre applicazioni, basta insomma pensarci un attimo o confrontarsi con qualcuno che è del settore. Vi posso fare un esempio specifico? C'era un'azienda che la Brain Control, non so se l'avete vista, che era quella del casco che faceva muovere il drone, e è un'azienda che ha avuto una menzione. Il loro modello di business si è modificato durante il concorso, no? Era partita con l'idea era attraverso il cervello controllare gli oggetti digitali e quindi consentire a persone che hanno delle disabilità di utilizzare proprio l'iPad, il computer, e quindi è una cosa che aveva, lasciate dire, una route to market in termini di innovazione e sviluppo ulteriore che andava fatto e complessità del mercato di riferimento che era abbastanza lunga. Nel corso del concorso, tra virgolette, quindi del coaching che è stato fatto, è stato riposizionato più sulla capacità di consentire a queste persone di comunicare, quindi vuol dire sviluppare la prima parte perché si erano messi in testa, di vederlo come uno strumento da dare on top, tra virgolette, alle terapie che si usano per guarire, per assistere pazienti, per esempio con la SLA, con la sclerosi multipla, e adesso stanno avendo un successo pazzesco. Quindi se avessero loro in quel momento spiegato questa cosa, come vogliamo puntare su quel mercato in modo molto specifico e rendere queste persone, avrebbero potuto vincere. Questo per dirvi che è veramente un coaching, non stiamo parlando, cioè basta che parli con queste persone in due ore e del valore sicuramente gli dai, soprattutto magari proprio all'inizio aiutarli a riconfigurare un po' il modello di business. Questo ci è capitato anche l'anno scorso quando ne seguivamo una sul business nutrizionale, che è una società che ha inventato un algoritmo che consente di darti una dieta personalizzata che tiene conto e della componente del DNA e della componente del gusto. Quando con loro abbiamo ragionato insieme, l'abbiamo più posizionata sul canale farmacia, questa azienda è esplosa. Quindi per dirvi che, quindi alla tua risposta è, c'è un'innovazione che è tecnologica. Punto uno, chi hai, un imprenditore vero oppure c'hai un innovatore seriale? Perché tanti di voi spesso non ne fanno una, cioè ne pensano N e ne fanno N. Quindi per esempio io con alcuni ormai interagisco perché me ne stanno raccontando altri uno. Punto due, rispetto all'innovazione specifica di cui si parla, spesso già quella può essere reindirizzata un po' meglio, quantomeno per portarla a reddito o a flussi di cassa positivi veramente nel medio termine, insomma, quindi questo per
Voi le raccontate le vostre iniziative ai vostri amici oppure no? Oppure siete persone che quando hanno un'iniziativa la tengono segreta, non la raccontano? Come siete? Perché una delle tendenze che spesso io trovo è che le persone che hanno un'idea smart non la raccontano a nessuno e non hanno mai la capacità veramente di confrontarsi subito con quelli che potrebbero essere dei partner che li aiutano, dei clienti che la comprano, e c'è sempre questa tendenza a tenere tutto un pochino nascosto. Finché non è perfettamente impacchettato. No. La domanda più frequente del gruppo di Facebook su startup italiane, mi interessa più il Facebook che hanno creato da un po' di anni, era: ma se presento la mia idea a qualcuno me la ruba. Rubano. Tipicamente italiana questa cosa. Ecco, questo ve lo dico, è una cultura nostra, è sbagliato, cioè qualsiasi idea uno ha, si deve confrontare con N persone, non deve aver paura che te la rubano, è un confronto, cioè io torno sempre a Quadrifoglio perché, cioè voi avrete amici, dico amici, che fanno l'università, magari che studiano economia, e non vi confrontate mai, cioè quando... Tra di ma voi noi non... la nostra idea in realtà l'abbiamo divulgata a chiunque, non ce la siamo tenuta, anzi la facciamo vedere, abbiamo fatto un video, l'abbiamo pubblicizzata, sta su Facebook, sta dappertutto la nostra idea. Sul blog di Beppe Grillo ci No, quello no. Ok, la prossima volta. Perché lei è quella che si occupa della comunicazione e quindi Francesca vai sul blog. Però comunque non abbiamo avuto un riscontro dalla parte business, insomma. Abbiamo avuto anche dei visitatori che sono venuti ad assaggiare i prodotti. Sì. E tanti giudizi. Però non avete mai messo un post sul blog di Beppe Grillo. E non parlo di Movimento 5 Stelle, voi sapete che Grillo è da tanto che spinge molto questi temi della sostenibilità. No, non l'abbiamo messo. No. Questo è uno dei tanti errori che abbiamo fatto. No, non è un errore, una cosa sì, che si può ancora fare, no, però per dirvi. Vedendo la presentazione della dottoressa abbiamo capito che abbiamo fatto tutti gli errori uno dopo l'altro. Poi quindi, tutti in blocco. Quindi abbiamo sbagliato tutto, dovremmo ricominciare. L'idea c'è, quindi ricominciamo da capo come se avessimo fatto nulla fino ad ora. Sì, esatto. Bene. Per qualsiasi insomma ulteriore approfondimento, se vi vengono domande, se tra pochi mesi lanceremo la nuova edizione del Talento delle Idee, quindi vi aspettiamo numerosi con le vostre idee, ci fa piacere veramente, e ci potete scrivere senza problemi, o a me direttamente o alla casella del talento. Insomma, siamo aperti al confronto, anche perché questa è un'area dove abbiamo avuto soddisfazioni. Insomma, Salvatore Modeo con MRS, una delle startup che stiamo seguendo, Aimollo di Raffaele La Fortezza, sempre una startup pugliese, quindi insomma qua c'è fermento, ne siamo consapevoli, aspettiamo che emerga in maniera... Faccio una domanda. Sì. È arrivata. Diciamo, in questa esperienza, sì. L'approccio bancario, sì. Come azienda bancaria, vi ha creato qualche rigidità o è nato, perché ci sono tante realtà poi che fanno queste cose qui, magari sì. Sono appunto anche business angel, venture capitalist, altre cose che però magari agiscono dopo più che altro. Sì, sì. La banca ci crede in questo periodo più che mai, crede nell'innovazione, ci abbiamo creduto quando ancora non era così di moda come oggi. È ovvio che cambia culturalmente l'approccio della banca, nel senso che una banca non ha nel DNA di fare innovazione in questo modo, però lo facciamo e adesso insomma abbiamo anche una certa credibilità a livello di ecosistema nel mondo delle start-up, perché con un processo rigoroso, un po' bancario, nel senso siamo molto selettivi, però ci ha pagato, nel senso che... arriviamo a canali non abitualmente usati da altre iniziative, perché ovviamente avendo la rete Unicredit
e avvalendoci anche della rete poi per fare lo scouting delle start-up, quindi i nostri gestori magari hanno clienti che hanno qualche idea innovativa e che non è transitata dai normali circuiti delle solite business plan competition, ci arrivano delle idee che ancora non ha visto nessuno. Il vincitore nazionale di quest'anno, quei filtri endonasali di cui parlavamo, non arrivava da nessuno dei circuiti tradizionali, era semplicemente un nostro cliente che aveva avuto questa idea e che l'aveva messa in piedi già con uno stabilimento, erano già produttivi, avevano già il prodotto sul mercato e che di cui nessuno si era accorto, quindi abbiamo una visione un po' privilegiata rispetto ai canali standard. È ovvio che per una banca è impegnativo fare questo tipo di innovazione perché è una scommessa, su, come dicevamo prima, su 10 che partono se ne sopravvive una, insomma è già un ottimo risultato, di questo siamo consapevoli, però siamo anche consapevoli che serve all'Italia per ripartire anche questo. È ovvio che non saranno le start-up a risollevare le sorti dell'Italia, però può essere uno dei tasselli per supportarla. E quindi insomma, ci investiamo. Sì, su questo volevo darvi anche uno spunto, il mio personale punto di vista. Io lavoro in Accenture. Accenture è un'azienda globale che fa dalla consulenza direzionale alle tecnologie alla outsourcing. E siamo veramente un'azienda globale, lavoriamo su tanti settori, facciamo un sacco di cose. L'innovazione, tra virgolette, fa parte del nostro DNA, che non è l'idea, ma è la capacità di, come dire, di usare l'innovazione come qualcosa che aumenta le performance dei nostri clienti. Io mi occupo, ora più tardi ve lo racconto meglio, però tante banche oggi stanno facendo delle iniziative legate all'innovazione, sia quelle locali che quelle di interesse, che quelle più nazionali. Però oggi per fare innovazione significa poter andare velocemente in giro per il mondo, punto uno, velocemente trovare partner commerciali ed industriali, e credetemi che è molto meno un problema di soldi. Cioè io lavoro all'estero, io sono stato in Svizzera la scorsa settimana, ho fatto vedere 3 di queste iniziative ad aziende, credetemi, grandi, ma molto grandi, aziende che investono tra il 5 e il 7% del loro fatturato in ricerca e sviluppo e fanno fatturati sopra i 20 billion, ok? Perché vi sto dicendo questo? Perché se io lo faccio e credo nella non iniziativa, anche perché hanno i fattori abilitanti, sono una grande banca che ha la copertura su tutto il mondo, con una presenza estremamente forte su quelli che sono oggi i mercati emergenti, perché la Russia oggi è un mercato che cresce double digit, la Turchia fino a ieri era un mercato che cresceva double digit, adesso c'è qualche complicazione, l'Austria tipicamente è un centro di snodo per tutta l'Est Europa, la Polonia sta crescendo tanto e soprattutto ci sono in Europa 2 nazioni forti sul manufacturing, una è l'Italia, l'altra qual è? La Germania. Questo gruppo in Germania è abbastanza grosso, quindi, e se io non sto sponsorizzando il talento dell'idea, sto dicendo solo faccio questa iniziativa insieme a loro perché hanno, al di là del talento delle idee, poi quello che sono i veri fattori abilitanti, basi clienti, ci sono alcune innovazioni, questo lo possiamo dire, che la banca stessa sta guardando per alimentare il proprio funnel, ti mette a disposizione una base clienti corporate che possono fare delle partnership, clienti private. Sapete chi sono i clienti private? Chi sono? Sono mediamente quelli denarosi, ok? Non sono quelli normali, sono quelli che hanno tanti soldi. Quindi questi sono i veri fattori abilitanti. Ha la capacità di mettere a disposizione il loro network, perché se io lavoro con loro è perché la mia società e Unicredit sono partner, perché fanno tante cose insieme e hanno la possibilità di metterti un network, e se io su quella ci vado, perché poi qualcuno magari siamo stati forse veloci. Questo è un network veramente di partner che sono estremamente, estremamente qualificati. Lì parliamo di advisor di tipo legale, fiscale, un'azienda come la nostra che non fa solo consulenza ma fa molta tecnologia, molto spinta sull'innovazione tecnologica, e quindi è una controparte
tra virgolette più o meno affidabile quando si parla di innovazione tecnologica. Ci sono, c'è una grossa società di headhunting importante che è Gonzender, cioè insomma è quel network. Questi sono i business, è il network dei business angel, quindi qui c'è un network che è messo a disposizione che è grosso, ma lo possono fare solo loro perché sono veramente un attore di rilievo della business community. Quindi le rigidità sono, ci sono, tipiche delle banche, anche perché le banche se mettono dell'equity hanno dei rischi che devono rendicontare e si stanno muovendo con un approccio che lavoriamo più sugli aspetti di tipo soft ed intangibile, perché se loro oggi hanno detto abbiamo fatto un po' di errori, e quegli errori come li abbiamo smarcati? Oggi in un'ora? Oggi in un'ora, quindi su alcune iniziative come probabilmente la sua è sempre un problema poi di soldi, su altre credetemi non è un problema di soldi, perché soprattutto quelle che oggi hanno un'impronta che è molto ICT, social media, i costi di investimenti sono minimi. Oggi con le nuove tecnologie per vendere un prodotto si mette su un sito di e-commerce e si vende il suo prodotto in tutto il mondo, e per mettere un sito di e-commerce vuoi 3.000 euro, quindi non c'è più i costi e gli investimenti necessari per avviare un'impresa si sono oggettivamente ridotti tanto, quindi questo è secondo me un elemento nuovo. C'è un problema di competenze, di fare network, relazioni. Ottimo. Se non ci sono altri interventi, salutiamo la dottoressa, ci vediamo questo pomeriggio per... Mi raccomando, Danilo, insomma, sì, vi farò un intervento molto interessante. Alle 15, stessa aula, stesso posto. Alle 15, stessa aula, stesso posto, parleremo di trend globali oppure di altro. Poi me lo dite voi di cosa volete parlare, noi siamo flessibili. Decidiamo forse dopo. Va bene. Grazie mille. A dopo.